siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam e ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica e i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo. L'informazione è un mio diritto e lo dimentico. Destra e sinistra sono solo congetture, non si arrenderanno mai, ma gli conviene ogni cure. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno. Buonasera a tutti. Ero convinto che un goccetto di Mirto mi avrebbe aiutato, ma mi va di dire, siete veramente tanti. Vi volevo ringraziare. Vi volevo ringraziare. 10 mesi fa hanno ironizzato sulla nostra vittoria ad Assemini, ironizzando sul fatto che Assemini fosse l'ago della bilancia della politica italiana. Però noi a piccoli passi stiamo cominciando a piccoli passi, ci stiamo togliendo già tante soddisfazioni. La soddisfazione innanzitutto di poter dare l'inizio a questa campagna elettorale che vediamo se il 25 e 26 maggio farà ancora fare del sarcasmo a certi giornalismi. È una campagna elettorale che l'esito ce l'ha già scritto nel nome, che è vinciamo noi, e che in sardo è vinceus nosus. Poeta vinceus nosus. Io vi volevo ringraziare veramente, perché la vostra presenza è fondamentale. Noi senza di voi non potremo far nulla, siete voi che ci date questa energia. Io sono uno di voi, fra 5 anni, fra 2 anni ci potrà essere uno di voi al mio posto. Però devo veramente ringraziare una persona senza cui noi non saremo qua. E sapete benissimo di chi sto parlando di Beppe. Beppe è la terza volta che viene in Sardegna nel giro di un anno. Vedete, lo ringrazio perché lui non aveva intenzione di fare tutto quello che ha fatto. A lui lo hanno costretto. Lui, se ci pensate, lui, il suo bellissimo lavoro, amatissimo in tutta Italia e non solo, lo aveva già. E lui praticamente ha cominciato comunque, oltre a farci ridere e sorridere, ha cominciato a entrare dentro alcuni scandali che avevano a che fare con la nostra società, ve lo ricordate, nel 2001, e lui arrivava prima di tutti col crack Parmalat, ne ha parlato prima di tutti. Poi nel 2006 lui si è presentato, ve lo ricordate, al tavolo di Romano Prodi, mezzo addormentato, con un sacco di provvedimenti, portavoce di decine di migliaia di firme, e Prodi borbottò: oh, questo è il nostro programma. Ma qual è il nostro programma? Non hanno fatto neanche un centesimo di quello che c'era scritto lì, come se non bastasse. Quindi non c'era l'esigenza da parte di Beppe di doversi per forza candidare. Lui voleva semplicemente mettere al servizio dell'Italia tutte le informazioni che gli arrivavano tramite il suo blog. Ma questo a loro non è interessato. E allora un'ennesima provocazione del 2009, quando un brillantissimo politico lungimirante gli ha detto: beh, bravissimo, Fassino, se Grillo vuole fare politica, cosa ci fa da noi? Si faccia il suo movimento, vada alle urne e vediamo quanti voti prende. E allora Beppe l'ha fatto, no
9 milioni di voti su Xiao Fassino a Forasa. Allora, tutto questo non è bastato perché abbiamo una legge elettorale vergognosa che non ci permette di governare, a meno che non facciamo inciuci con queste persone. Ma noi inciuci con queste persone non ne facciamo e non ci siamo cascati. Allora, nel febbraio scorso è nata una rivoluzione, questa rivoluzione non si è interrotta nelle urne, lì è iniziata e lui l'aveva detto, guardate che questo è l'inizio. L'anno prossimo ci saranno 150 Beppe Grillini in tutte le piazze di tutta Italia e li avete visti, li conoscete tutti ormai, ne conoscete almeno 20 a memoria, riempiono le piazze e grazie a loro noi siamo rappresentati, abbiamo degli occhi e una voce in Parlamento che senza di loro non avremmo visto, non avremmo conosciuto il decreto IMU Banca Italia, non avremmo conosciuto tantissime leggi imbroglio che hanno provato a propinarci, in certi casi purtroppo ci sono riusciti, il decreto Salva Roma, il decreto sulle slot machine, il decreto adesso anche quel 416 terzo i mafiosi. E loro praticamente hanno continuato a fare veramente di testa loro. E grazie ai nostri rappresentanti siamo riusciti finalmente, come aveva detto Beppe, ad aprire come una scatola quei palazzi pieni di ragnatele. Allora, voi vi chiederete come mai un sindaco parla delle europee. Io ve ne parlo perché i primi a pagare le conseguenze delle scelte che sono state fatte in campagna elettorale a Bruxelles, delle scelte che sono state fatte da questi qui, siamo proprio noi sindaci, perché siamo i primi tra l'altro a metterci la faccia. Io sindaco in rappresentanza di un gruppo fantastico che è quello di Assemini, io sono il sindaco di Assemini, il primo comune a 5 stelle, siamo un gruppo di ragazzi che non avevano mai fatto politica, di assessori, consiglieri, attivisti, e veramente siamo ognuno dà una mano all'altro. Allora, cosa succede? Le casse della nostra amministrazione sono vuote a causa di scelte scellerate che sono state fatte, ne parlano tutti. Sapete, il fiscal compact, tutti ne parlano, tutti dicono che è una cosa impropria. Noi abbiamo 22 milioni nelle casse del comune che non possiamo usare a causa del patto di stabilità e del fiscal compact. Tutti lo vogliono abolire, però sono stati loro a imporlo, e noi possiamo veramente permetterci di dire che andremo a Bruxelles per chiedere, battere i pugni sul tavolo, li batteremo noi, perché noi veramente quando dibattiamo i pugni non facciamo finta di batterli e poi dopo cambiamo faccia come fa sempre il PD. Noi veramente abbiamo la necessità di avere un parlamentare in più rispetto a tutti gli altri, perché allora sì che potremo dire alla signora Merkel: noi non stiamo ai vostri patti, noi questo lo ridiscutiamo, altrimenti i soldi non ve ne diamo. È fondamentale credere a questo, perché noi sappiamo, vediamo come si comportano, loro dicono: noi siamo cambiati, noi siamo diversi, con questi cambiamento non ce n'è, la nostra faccia è sempre la stessa, io sono sempre lo stesso, un anno fa andavo in giro in bicicletta, poi mi danti furara, però non è quello il problema, andavo in giro in bicicletta e ho continuato ad andare in giro. I ragazzi in Parlamento, dal febbraio marzo dell'anno scorso sono in giro in tutte le piazze a raccontare quello che stanno facendo. Un vuoto. Noi non cambiamo faccia, loro cambiano faccia. L'esempio l'abbiamo visto alle regionali, no? Lo sapete tutti. La signora Barracci non è stata ritenuta in grado idonea di poter rappresentare quel partito come governatrice perché era indagata. E quindi hanno detto: no, non è possibile. Noi pensavamo che stessero crescendo, che quindi avessero fatto veramente uno sforzo autocritica. Niente di tutto questo, perché sapete benissimo come è andata a finire. Dopo qualche settimana, eccoli la promessa. Gli hanno dato la poltrona di sottosegretario, tra l'altro non si sa, lei non sapeva neanche a cosa, sapeva solamente che sarebbe stata sottosegretario alla cultura, mi sembra, ma adesso mi informo. Non lo sapeva che avevano mantenuto la promessa. Oppure
il nuovo che avanza, la presidenza della regione, è arrivato il nuovo, ok, quello che ha sostituito la Barracci. C'è, sapete, c'è il ruolo del questore, che è quello che deve vigilare sui costi e gli sprechi in consiglio. Ebbene, non ci crederete, sapete chi hanno messo come questore nel consiglio regionale sardo? Un indagato per peculato. È perfetto, se ci pensate non fa una grinza. Ma questi veramente credono che noi siamo dei matti? Ma adesso, da quando c'è il Movimento 5 Stelle, tutte queste cose non passano in sordina. Noi tutte queste cose le diciamo e le urliamo. È fondamentale da parte vostra farvi portavoce. Ecco, io adesso, prima di cedere il microfono alle nostre parlamentari e ai nostri candidati alle europee, sentirete il curriculum che hanno i nostri candidati alle europee, non sono stati scelti dalle segreterie, sono stati scelti in base al loro curriculum. Vi volevo dire una cosa, vi volevo salutare, è molto importante il vostro ruolo, quello che oggi voi, da oggi fino al 25, dovrete fare. Perché il nostro ruolo è questo, ogni tanto andiamo in qualche comizio, ma il vostro compito è tutti i giorni, in ogni momento, quando rientrate a casa, potete dare o no una carezza ai vostri figli, però dategliela in un altro modo. La carezza è pensare al loro futuro, e pensare al loro futuro è dire di votare il Movimento 5 Stelle. Questa è la nostra carezza per i nostri figli, per l'Italia e per la nostra Sardegna. Vince un osusu. Ciao a tutti, ciao Cagliari, ciao Sardegna, meravigliosi, grazie. L'anno scorso, aiuto, grazie di essere qui, grazie di sostenerci, grazie della vostra energia che portiamo in Parlamento e adesso porteremo in Europa, perché è innegabile, vinciamo noi, si vede in ogni piazza, ogni giorno, in ogni momento. Ormai la gente, i poveri politici, ormai, ma non si possono neanche più chiamare politici, cosa possiamo dire? Morti che vivono, morti che camminano, non si sa, non importa. Idioti, sono morti! Bene, sono morti, punto! La cosa meravigliosa è che ci siamo noi con voi, cittadini, persone normali che hanno a cuore il bene del nostro paese, noi stiamo lavorando, non stiamo giocando, stiamo lavorando, sappiamo che cosa significa, ci stiamo impegnando dalla mattina alla sera, giorno e notte, ma non per un nostro personale tornaconto, ma perché vogliamo vedere questo paese con dignità, le persone le vogliamo vedere che hanno un lavoro, che sollevano la schiena, che a scuola non ci siano più precari, ma basta con questo vergognoso, continuo umiliare le persone, basta. Io vi porto solo una goccia di gioia che ho avuto la settimana scorsa, perché mi hanno assegnato l'affare assegnato in Senato e mi occuperò come senatrice, nonché insegnante di sostegno, della continuità didattica e dell'impegno per gli insegnanti di sostegno a scuola. Questo è un gioiello fantastico che io condivido con voi, perché è la prima volta che un insegnante di sostegno porta questo in commissione in Senato, ed è la cosa più meravigliosa. E voi con noi lo facciamo insieme, non lo fanno loro che non sanno che cosa significa sostegno, non sanno cosa significa scuola, non sanno cosa significa lavoro, lo fate voi con noi, ed è con questa gioia, con questo gioiello che io vi accompagno e che voi accompagnate noi in questo cammino magnifico verso l'Europa. Grazie. Ciao a tutti, questo non è uno tsunami tour, è un uragano, siete spaventosamente tantissimi. Grazie di essere qui, grazie di esistere, di sostenere il Movimento 5 Stelle che siamo noi. Io sono Emanuela Corda, cittadina orgogliosamente del Movimento 5 Stelle e portavoce vostra.
Io sono una vostra dipendente e sono orgogliosa di esserlo. Sto lavorando insieme ai miei colleghi cittadini portavoce in Parlamento, portando avanti delle battaglie durissime. Vi garantisco che è veramente faticoso. Ogni giorno lavoriamo su tutti i provvedimenti con meticolosità, con puntiglio. Stiamo studiando le carte, stiamo scoprendo delle cose veramente allucinanti. Il decreto IMU Banca Italia è solo uno dei tanti provvedimenti vergogna che sono passati in Parlamento durante questa legislatura scellerata. Noi del Movimento 5 Stelle avevamo proposto la suddivisione dei due provvedimenti, IMU e Banca Italia dall'altra. Invece cosa hanno fatto i loro signori? Hanno messo tutto insieme per regalare 7,5 miliardi alle banche private, e sono soldi che hanno sottratto ai cittadini, ai servizi, alla dignità delle persone. Come diceva Manuela, noi non possiamo più tollerare queste cose, assistiamo a queste scelleratezze tutti i giorni. Io sono in commissione difesa e vi racconto cosa è successo con la mozione sugli F-35, un programma allucinante con il quale l'Italia si è impegnato, un programma che ci sta veramente sottraendo delle risorse, anzi ancora queste risorse non sono scappate via, però presto se ne andranno, perché? Perché noi stiamo investendo per acquistare caccia bombardieri di quinta generazione, mentre la gente, mentre le aziende muoiono e gli imprenditori si suicidano. Basta! Io vi dico, noi abbiamo presentato una mozione per bloccare questo programma allucinante. L'abbiamo fatto in Parlamento, abbiamo fatto un gran lavoro in commissione. Questa mozione era stata condivisa, oltre che da tutti i gruppi pacifisti che hanno fatto il lavoro primario, era stata condivisa da SEL, ma anche da tanti deputati del PD. Beh, quando siamo arrivati in aula, i signori del PD si sono tirati indietro, quindi hanno fatto la famosa supercazzola, la mozione vergogna, hanno fatto la mozione bis che impegnava il governo a controllare, a vigilare, a verificare, quando noi avevamo detto basta, blocchiamo questo programma, non ce ne facciamo nulla di questi strumenti di morte. Non ci vuole una forza, non ci vuole un gran coraggio per dire la verità, e noi stiamo facendo quello, lo stiamo facendo tutti i giorni, e vi garantisco che non è facile, perché abbiamo i media contro, abbiamo tutti contro, è una battaglia anche contro noi stessi, perché vi garantisco che tante volte discutiamo tra noi nelle assemblee, ci facciamo la testa per cercare di capire come abbattere questo sistema corrotto. Adesso ci stanno svendendo all'Europa, l'Europa che non è una comunità come ce l'avevano dipinta, non è più comunità europea, è Unione Europea, l'Unione delle Banche, della BCE. Allora io dico, ma che ci stiamo a fare in questa comunità? In una comunità nessuno deve restare indietro e noi siamo l'ultima ruota del carro. Ci stanno rubando anche le mutande, basta. Noi dobbiamo andare in Europa, battere i pugni sul tavolo e far valere le ragioni dell'Italia. Non dobbiamo consentire più a nessuno di rubarci porzioni di sovranità, dobbiamo farci rispettare, dobbiamo subito abolire il fiscal compact che ci impegnerà per 20 anni, 50 miliardi all'anno, una manovra finanziaria. Questi soldi si devono investire per i cittadini, per le infrastrutture, per la gente, per la scuola, per il welfare. Servono a questi soldi a risollevare le imprese, per gli artigiani, gli autonomi. Non servono per ingrassare le tasche delle lobby e dei grandi potentati europei. Basta, il Movimento 5 Stelle ha un programma molto semplice che agisce direttamente nelle situazioni specifiche, quindi l'abolizione del fiscal compact è solo uno di questi punti, però è incisivo. Ma abbiamo anche la tutela delle produzioni locali, perché sappiamo benissimo che questa Europa sta favorendo le importazioni, e noi invece abbiamo bisogno di proteggere quelli che sono i prodotti del nostro territorio, le nostre produzioni locali, perché stiamo distruggendo il tessuto economico, l'agricoltura, il turismo, tutto ciò che rappresenta l'Italia. L'Italia deve vivere di questo, non deve vivere di elemosina e restare appesa a un debito pubblico che ormai ha sorpassato i 2.000 miliardi. Dobbiamo combattere, noi ci definiamo guerrieri, stiamo facendo una battaglia senza esclusione di colpi. Siamo compatti, siamo una macchina che non si ferma più. E sapete perché lo siamo? Perché ci siete voi. Perché voi ci state sostenendo e siete la nostra forza. Siamo troppi. Li mandiamo tutti a casa, è sicuro, il 25 maggio hanno finito di mentire, sono già stesi, Renzi è morto, lui non ha...
ovviamente politicamente intendo, prima che i media mi attacchino in modo massiccio. Renzi, il signor nominato, che non è voluto passare per il voto legittimo dei cittadini, è vero, il premier non si elegge, ma la dignità di una persona, confrontati con le persone, confrontati con i cittadini, e invece che fa? Va ad occupare una poltrona e va a decidere le cose col signor condannato Berlusconi, fuori dalle istituzioni. Delinquenti, devono andare a casa tutti. Questo governo non ci rappresenta, non ci rappresenta. La presidente della Camera, che sarebbe dovuta essere imparziale, ha applicato la tagliola soltanto perché noi chiedevamo di rispettare il nostro diritto di opposizione, soltanto per quello, chiedevamo di rispettare i regolamenti e loro non l'hanno fatto, e allora hanno punito noi. Siamo noi quelli che veniamo picchiati, insultati, offesi, allora ci incazziamo. Adesso per salutarvi vi mando un messaggio positivo, perché non siamo solo incazzati, ogni tanto ci facciamo anche qualche risata alla loro faccia, perché vediamo che stanno soffrendo. Io sono sicura che gentilmente, molto simpaticamente, il 25 maggio questa gente se ne andrà a casa, perché noi vinceremo le europee e questo governo dovrà andare via con la coda tra le gambe. Mandiamoli a casa, vinciamo noi! Andrà all'asta. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie a voi, noi siamo entrati all'interno delle istituzioni, all'interno dei palazzi. Siamo una rivoluzione, grazie a voi. Una rivoluzione fatta di persone, queste persone, persone come voi. Non solo, ma è una rivoluzione culturale. Noi tutte le proposte che facciamo, sono scevre di interessi personali. L'emozione mi colpisce. Io vedo tantissima gente, è veramente un regalo. Noi facciamo proposte, era proprio del fuoco. Presentiamo quotidianamente interrogazioni, proposte di legge, mozioni. Nonostante tutto la maggioranza cerca di oscurarci. Perché? Perché vuole farci passare come soggetti passivi che non fanno nulla. In realtà non è così. Noi portiamo avanti tantissime proposte e riusciamo a ottenere delle vittorie. Io faccio parte della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo e vi voglio citare due importanti vittorie che il Movimento ha ottenuto. La prima, la sospensione delle cartelle esattoriali per chi vanta crediti nella pubblica amministrazione. Non solo, siamo riusciti a ottenere per quelle aziende che ottengono il finanziamento pubblico dallo Stato per investire in Italia e che delocalizzano, ecco bene, quelle imprese dovranno restituire i soldi al governo italiano. Non solo, noi facciamo anche vigilanza. Senza di noi nessuno si sarebbe accorto di uno scandalo. Lo scandalo Sorgenia di De Benedetti, quella Sorgenia che è in crisi finanziaria, in crisi con le banche. Ebbene, cos'è successo? Che la maggioranza ha fatto un regalo a Sorgenia. Che cosa? Gli ha regalato gli oneri di urbanizzazione, ha permesso che Sorgenia non pagasse gli oneri di urbanizzazione. E noi adesso sappiamo quindi cosa si cela dietro il PD, quali sono i veri interessi del PD. Non interessa la gente, interessano i soldi. Ma noi non ci occupiamo soltanto di questo, come Commissione di Attività Produttive ci occupiamo anche di energia, e l'energia è tanto importante, è importante per noi, per l'Europa. Dall'Europa riceviamo tantissime direttive, in materia di efficienza energetica, di rinnovabili. Mi chiamo Andrea Vallascas. Sto dicendo, come Commissione stiamo studiando l'energia e stiamo studiando la strategia energetica nazionale, la green economy. Ebbene, sulla strategia energetica nazionale il governo sta incentrando la sua politica energetica, la sua politica futura sul gas, tutto sul gas. E la Sardegna è esclusa. Bene, quindi sarebbe l'occasione per puntare finalmente sulle energie rinnovabili, fare ricerca. No, il governo ha pensato bene nel decreto Destinazione Italia di realizzare una centrale a carbone con stoccaggio della CO2 nel Sulcis.
E sapete dove prenderà il carbone? Non in Sardegna, ma la prenderà fuori, probabilmente dalla Cina. Quindi non ci sarà nessuna ripercussione economica sul nostro territorio. Avremo un territorio inquinato, nessun ritorno economico sul nostro territorio. Devono andare tutti a casa. Non solo, ma abbiamo chiesto bene, noi sfruttiamo tutta questa energia, prendiamo energia dal gas, facciamo una centrale termica, ma quindi ci sarà sviluppo, avrete un piano industriale che permetterà all'Italia di rilanciarsi. Abbiamo fatto questa domanda al governo, bene, il governo ci ha risposto in maniera evasiva: non c'è un piano industriale. Cosa stanno puntando? Puntano a favorire le lobby, puntano quindi a sfruttare, a regalare soldi alle grandi lobby per il gas. Quindi noi difenderemo, continueremo a difendere dai paesi stranieri, non faremo sviluppo, non faremo economia, non faremo ricerca, non ci sarà nessuna ripercussione sul nostro territorio. Tutti a casa! Bene. Bene. Vieni. Eccolo. Ero al poeta alle palmette a bermi un Ichnusa guardando la spada del diavolo, la sera del diavolo. Allora, signori, per cortesia, ho bisogno adesso di cercare di capire dove mi trovo, i miei ricordi qua qualche anno fa erano con un giornalista americano, siamo venuti qui a dar manforte a quei sardi che stavano per chiudere le loro attività. C'erano migliaia di aziende che erano state aperte con le sovvenzioni della regione, se vi ricordate, e poi l'Europa ha detto non poteva la regione finanziare i sardi per aprire attività e ha voluto i soldi indietro. Se vi ricordate, c'erano centinaia di aziende di cui le banche mandavano i loro addetti per pignorare le case. Eravamo io, c'era un giornalista straordinario americano che ha fatto 8 pagine su Decimo Puzzu, 8 pagine su Decimo Puzzu negli Stati Uniti. Gli americani dicono: ma che cazzo è questo Decimo Puzzu? 8 pagine sul New York, il più grande settimanale degli Stati Uniti. Siamo riusciti a fare del casino. C'era allora, che non si era ancora convertito, Gavino Sale, che li guardava negli occhi e gli diceva: io voglio vedervi negli occhi, brutti rettili a sangue freddo, che venite a prendervi le nostre industrie e le nostre aziende. E quando lui diceva così non si presentava nessuno, perché metteva paura. Adesso mette paura neanche a quelli del PD, poverino, ha fatto una fine un po' così. Però la Sardegna, poi mi ricordo i pastori sardi incazzati, manganellati dalla polizia, noi c'eravamo, non c'era il movimento, c'ero io, sull'attenzione a Civitavecchia, perché avevano preso la nave per andare a protestare a Roma, non li avevano neanche fatti passare dal porto di Civitavecchia, bastonati lì dalla polizia i pastori, se vi ricordate. Perché? Perché un giorno i pastori scoprono a Porto Torres una cosa meravigliosa, sempre che arrivava dall'Europa, era meravigliosa. Arrivavano dalle navi a Porto Torres delle pecore rumene. Cazzo, il pastore sardo le sentiva belare in rumeno, diceva: che cazzo sta succedendo su? Io vi faccio ridere, mi fa piacere, ma avevamo il cuore di un'immensa tristezza vedere queste cose qua. E allora perché siamo qua? Perché questo movimento che ci dà, che è nato da poco con queste persone qui, persone che erano lì tra voi l'anno scorso, un anno e mezzo fa? Che cosa sta succedendo? Qual è questo? Che cosa sta succedendo? Ieri per la prima volta ho guardato un po' la televisione e ho visto e mi è venuto di nuovo un cuore tremendo, perché ho visto la morte della Repubblica. L'ho vista morire così, in una partita di calcio. Ho visto morire con Jenny a Carogna, e sugli spalti invece c'era Renzi. Renzi a Menzogna.
vorrei andare un attimo indietro alla memoria. Pensate un attimo se ci fosse stato sugli spalti uno come Pertini e che avesse avuto davanti Genia Menzogna, prendeva la pipa e gli dava delle pipate in testa e l'avrebbe mandato via a calci nel culo. E invece le nostre istituzioni, i corrotti, i condannati, perché Lebettino, vi ricordo che è stato condannato in primo grado per distrazioni, distrazioni le chiamano, si è distratto un attimo sui conti del comune. Comunque abbiamo queste cose, queste sollevazioni sono sentire l'inno italiano fischiato da 50.000 persone, fischiato l'inno italiano, vuol dire che sono segnali molto importanti e bisogna saperli interpretare. E allora vuol dire che lo Stato non c'è più, la Repubblica non c'è più. E vedere il capo della polizia andare da Genia Carogna e dirci, e dire: signor Carogna, scusi, quando possiamo cominciare la partita? È bellissimo. Allora vuol dire che il mondo si è rovesciato. E allora dov'è lo Stato? Quanti stadi si solleveranno ancora? Vedendo che magari la classe politica era lì, che non ha preso nessuna iniziativa, sono andati via subito con le loro auto blu. Pensate che ce l'hanno ancora, 6 le hanno vendute su eBay e quelle che sono rimaste hanno portato via le Bettino, una meraviglia. E allora vedere dei condannati in via definitiva che noi abbiamo mandato fuori a calci nel culo dal Senato, perché se non era per il Movimento 5 Stelle che chiedeva il voto palese al Senato, Berlusconi era ancora lì dentro. Ebbene, e vedere che il nostro Presidente della Repubblica riceve un condannato in via definitiva, un condannato lo riceve al Quirinale. E che differenza c'è allora con Genny o a Carogna? Che differenza c'è? Non avranno i tatuaggi, non grideranno, hanno giacca e cravatta, ma valgono come 100 stadi di ieri. E vedere questi imprenditori che vanno in televisione a fare del moralismo, a dire che deve andare e che il loro presidente preferito, parlo di De Benedetti, ma queste persone stanno dicendo di me, di loro, delle cose straordinarie, incredibili, le stesse cose, il potere è sempre uguale. Roosevelt nel 34, Roosevelt che era paralitico insieme a Kane, veniva preso in giro come il paralitico che parlava dei casini con questo Frocetto che era Kane, un inglese, uno dei più grandi economisti nel mondo. Facevano dossier, la JP Morgan, la Morgan Stanley, le banche di una volta, avevano aggredito Roosevelt, l'avevano aggredito con la stampa, avevano finanziato 200 milioni di euro dell'epoca, parliamo del 34. È stato anche vittima di un attentato, un siciliano gli ha sparato, ha ucciso il sindaco di Chicago e non lui. Hanno detto che lui che era dentro le sette sataniche, hanno detto di tutto, hanno cercato di svilirlo, di sputanarlo sui giornali, di sputanarlo alle radio, di sputanarlo la sua famiglia, di sputanare anche la sua malattia. Ma che cosa è successo? Quando sono andati alle elezioni, Roosevelt ha preso il 58% e gliel'ha messo nel culo a tutti. E questa cosa. Continua, questo potere è sempre lo stesso, io non certo mi paragono a Roosevelt, per l'amor di Dio, ma le cose che dicono questa gente, pilotati dalle grandi banche, dalle grandi poteri finanziari, sono le stesse, che io sono fascista, sono un ragazzo fascista, noi siamo fascisti, che siamo fascisti populisti. Oppure alcuni anche potenziali stupratori, stai attento te con quella faccina lì da sindaco. Allora ti rendi conto che una loro debolezza è la loro paura. E hanno ragione ad aver paura. Hanno molta ragione ad aver paura. Perché noi facciamo quello che diciamo. Noi faremo quello che abbiamo detto. E allora i primi 100 giorni, se andremo a governare questo paese in macerie, io mi auguro di sì. Il giorno che succederà, le prime cose che faremo è che prima di mandarli tutti a casa, come ha detto lui, faremo un'indagine fiscale, faremo un politometro su ognuno di questi tipi. E vedremo cosa succederà. Guarderemo i soldi che avevano prima di entrare in politica, durante quello che hanno guadagnato e dopo che sono usciti dalla politica. E se la cifra non è congrua, e allora
ci penserà la magistratura, ci andremo a prendere quello che la Corte dei Conti ha detto che è stata una truffa semantica. Sono anni che io dico queste cose, finalmente la Corte dei Conti ha detto sì, in effetti il rimborso elettorale è stata una truffa semantica, da finanziamento ai partiti, da finanziamento a rimborsi è un cambio di parola. Mancano 3,5 miliardi, dove sono andati a finire 3,5 miliardi? Andate a vedere un po' nelle fondazioni del PD o nelle fondazioni del PDL, parliamo di migliaia e migliaia di appartamenti messi lì, andiamo a vedere i loro loft, le loro televisioni che non guadagnano più, quasi chiuse, le loro radio, andiamo, faremo tutte queste cose e faremo anche un bel politometro e faremo un imprenditometro, andremo a prendere questo signore che va, si fa intervistare e dice che io sono un fascistello populista, parlo di De Benedetti, e allora chiederemo un'indagine su quest'uomo qua e chiederemo quanti soldi aveva De Benedetti quando è entrato all'Olivetti, quanti soldi aveva quando è uscito dall'Olivetti, quando l'Olivetti aveva 70.000 dipendenti, 25.000 ingegneri e adesso non c'è più nulla. Bene, andremo a vederci Tronchetti Provera, andremo a vederci tutte le cose che hanno azzerato in questo paese e adesso se lo stanno comprando con niente. Vedete, io sono qua, sono un comico, ho sempre fatto queste cose qua, non mi sto improvvisando, non sto facendo un comizio, sto facendo quello che ho sempre fatto nella vita. Io vi faccio ridere, grido, dicono che grido, che dico parolaccio, ma ci mancherebbe, sono un uomo, io posso sbagliare, sbaglio anche per voi che non fate niente, state lì a guardare. Sbaglio anche per voi, sono una specie di rabdomante con cellulare. Io giro con un iPhone come un rabdomante e ti dico vai a vedere lì che magari capisci. Vai a vedere lì c'è una fonte di magari una specie di una verità che non è la verità assoluta, ma vai a farti un po' di informazione. Sì, vai avanti, sii curioso. Io faccio questo lavoro qua. Io andavo alla Parma 10 anni fa. Se vi ricordate, alla Parma andavo nei consigli di amministrazione della Telecom, piantavo dei casini, me lo sono guadagnato e parlavo delle merci che andavano in giro, le patate della Westfalia che prendevano un camion e andavano in Sicilia, le patate si lavavano con un'acqua speciale in Sicilia, l'acqua minchiarella, e poi tornavano in Svizzera, a Zurigo, le friggevano, andavano a Genova, le imbustavano, le patatine, poi, e dicevo c'è qualcosa di metafisico, se una patata fa il giro del mondo e costa di meno della patata che mi sto coltivando lì, c'è qualcosa che non funziona, lo dico da 15-20 anni e finalmente adesso... sono qua, perché siamo qua? Perché siamo stati costretti a immaginarci un altro mondo, perché questo qui che abbiamo conosciuto non funziona più, come non è funzionato il comunismo, eravamo tutti comunisti, tutti di sinistra da giovane, perché era un bel sogno, era il sogno dei festival dell'unità, uno cucinava, l'altro portava, era la comunità, il senso di comunità, era bellissimo il comunismo, poi non ha funzionato perché probabilmente è stato applicato male. E adesso arriviamo a questo capitalismo, che non è applicato male il capitalismo, è questo il capitalismo. Il capitalismo va in una nazione, disintegra una nazione e come niente fosse va in un'altra nazione e continua a disintegrare altre nazioni. La Grecia si poteva salvare perché era il 2% del PIL di tutta Europa, si poteva salvare, ma il capitalismo non prevede la democrazia, non c'è, non è applicato male, non c'è. Infatti l'unico capitalismo che funziona è il capitalismo cinese perché sopra i maoisti e funziona perché non prevede la democrazia, perché certi diritti vengono alienati, è normale, ecco perché ci siamo dovuti inventare qualcosa, noi siamo sospesi, guardate, in un momento di mancanza, non capiamo dove stiamo andando, non riusciamo a capire, allora tanta gente dice io non vado a votare, cosa vado a votare, non cambia niente, si ritraggono, non capiscono, mi parli del fiscal compact, mi paghi del LTRO, del MES, del VTO, della BCE, non so niente, non voglio sapere, e ti ritiri e vivi nell'ansia, vivi nella paura,
sei sempre ansioso. Lo Stato dov'è? Lo Stato dov'è? Lo Stato quando si manifesta? Si manifesta attraverso la tua cassetta della posta, che una volta ti scriveva un amico, e hai paura della tua cassetta della posta, la guardi e dici: c'è mica quella cosa che spunta? Ecco, siamo così. Oppure si manifesta in un poliziotto antisommossa. Ecco così, lo Stato oggi si manifesta così. Allora, per la prima volta è successa una cosa meravigliosa, l'evoluzione del poliziotto antisommosso. C'è stato, perché in una manifestazione del TAV a Torino, cioè in Val di Susa, uno dei nostri parlamentari qui è andato lì a manifestare ed è stato manganellato. Benissimo, per la prima volta finalmente la polizia non manganella più studenti, vecchi, operai, pastori, comincia a manganellare i politici. Ma cazzo, cominciare proprio da noi, porca puttana, va bene? Allora questo è un paese in disfacimento, è in disfacimento, non funziona più niente. Ne avete la percezione, dove apri un coperto esce un letamaio, lo vedete, perché ha vissuto per 20 anni, 30 anni, si sono spartiti destra e sinistra con il Parlamento, le leggi. Se vai a vedere, io attraverso loro, che sanno molte più cose di me perché sono nelle commissioni, voi toccate con mano quello che io dico, toccate con mano, e vai a vedere le leggi, il patto di stabilità, se lo vai a leggere, nessuno capisce. Gente frustrata, gente che non ha più sentimenti perché fa un lavoro che non capisce. Come fai a votare una legge che dice il comma 7 modifica il comma 18 della legge 15 che modifica il comma 19 della legge 14? Dopo un po' dici: ma se fai una roba così, ma se lo fai spesso diventi asociale. E infatti sono ammalati questa gente come Renzi, sono ammalati questa gente come i politici di dietro, hanno una malattia. Sapete come si chiama? Si chiama alessitimia o alexitimia. L'alexitimia è una malattia patologica che non ti permette, non hai più la capacità di distinguere negli altri e anche in te stesso le emozioni. Le emozioni. Vi ricordate Monti? Monti era privo di qualsiasi tipo di emozione. E Rigor Monti, ve lo ricordate sì o no? Allora, vi ricordate quando faceva dei conti e doveva dire: allora dobbiamo tagliare qui, dobbiamo fare qui, le banche devono ricevere i loro crediti, tagliava, e allora lui vedeva dei numeri e non aveva la possibilità di capire che dietro quei numeri c'erano milioni di persone che cominciavano a soffrire, perché non ce l'aveva dentro la possibilità, come non ce l'ha questo ebetino. E allora ecco che hanno questa disfunzione della personalità. E allora l'ebettino che fa il simpatico, non c'è cosa più odiosa di una persona che vuol fare il simpatico a tutti i costi. Cazzo, diventa proprio insopportabile. E io non lo sopporto più questo signore qua. Non lo sopporto più. Non mi viene neanche da scherzarci sopra. Queste persone non vanno combattute, vanno spazzate via come un cibo avariato, spazzate via. Basta. E allora che cosa succede? Succede che vi dico due cose, perché almeno cerco di farvi capire, io in fondo sono cerco di essere un facilitatore. Anch'io ho delle perplessità, per l'amor di Dio. Ma noi siamo falliti nel 2011. Siamo falliti. Quando è arrivato Monti, è stato mandato dalle grandi banche, dai poteri forti, perché cercate di capire una cosa. Il potere oggi, la piramide del potere, è complicatissima, ma se cominci a capire, ti rendi conto. In cima alla piramide ci sono 147 banche che sono dentro a 13.000 multinazionali, le quali hanno intrecci con le altre 43.000 nel mondo. Vuol dire che l'1% di queste società gestiscono la metà di tutte le multinazionali del mondo, e questo 1% sono banche, va bene? Allora vuol dire che nella BCE, quella che stampa i soldi per tutta l'Europa, c'è dentro la Bundesbank, e dentro la Bundesbank c'è la BCE. Oggi
Io sono andato, non oggi ma una settimana fa, sono andato da una dentro, come è il mio solito, sono curioso, ho preso 3 azioni, tanto non valevano più un cazzo del Monte dei Paschi di Siena, e 10 centesimi, ho speso 30 centesimi, cazzo. E sono, pensate, sono andato dentro il consiglio di amministrazione, con davanti avevo Profumo, uno che era l'Unicredit. Allora, 3 anni fa l'Unicredit guadagnava 1 miliardo, 2 anni fa ha perso 9 miliardi, e l'anno scorso Profumo se n'è andato lasciando una perdita di 13 miliardi, però Profumo se n'è andato via con 40 milioni di euro. Questo è il nostro paese, 1350 volte lo stipendio del suo impiegato. Ecco perché noi facciamo le proposte di dicendo: sentite, queste, con questa forbice qua si deve restringere, 1,12, un amministratore delegato non può guadagnare più di 12 volte lo stipendio del suo dipendente. Giusto. Va bene? Allora, sono andato lì e ho visto la più grande, la più antica banca del mondo, dopo quella di Genova, e che aveva un valore nel 2005 di 22 miliardi e oggi di 2,5 miliardi. Le azioni erano a 5 euro, adesso sono a 10-20 centesimi, vuol dire che i loro dipendenti che avevano investito il loro TFR, trattamenti fine rapporto, in azioni pagate 4-5 euro, adesso non hanno più niente. Vuol dire che i piccoli azionisti, i veri proprietari della banca, che avevano azioni a 4-5 euro, non hanno più niente. È il più grossa, la più grossa, eliminazione di valore nella storia dell'Europa moderna. E passa tutto sottotono. Vado io, faccio un discorso, lo pubblichiamo sul blog, sui media, dico dati, annunciano dati, guardo il bilancio, 700 pagine alte così, io sono ragioniere, a me non mi frega. Ma qualsiasi, se lo legge attentamente con uno specialista, ti rendi conto che i bilanci sono fasulli di qualsiasi società. E lì c'erano i pronto contro terzi a 20 anni, pronto contro terzi, se qualcuno ha un po' di dimestichezza a 20 anni, vuol dire che è una bufala, non li prenderai mai. Nell'Unicredit per pareggiare i conti c'erano 400 milioni di derivati sono scommesse, ti do i soldi prima e poi scommetto se tra 10 anni succede una cosa che non succede, fanno quadrare i conti, hanno dentro un milione di, tra tutte le banche, un milione di immobili. E c'è 1 milione di famiglie che non ha accesso al mutuo non riesce a comprarsi una casa, e questi immobili sono supervalutati perché valgono il 30% in meno, sono immobili che marciscono perché vanno alle aste e non li compra nessuno. Noi abbiamo fatto un progetto, si chiama Social House, vuol dire che lo Stato ti garantisce, se tu banca vai giù di 30% del valore, che è il valore reale degli immobili marci che hai, e lo Stato garantisce l'ingresso di uno che non ha accesso al mutuo, lo garantisce lo Stato con dei certificati, non devi tirare fuori i soldi. Vuol dire che se uno perde il lavoro, o vuol dire che se uno si ammala, e ci penserà lo Stato a dire alla banca: dobbiamo aumentare il mutuo da 10 a 20, da 20 a 30, diminuire un po' gli interessi e farli andare avanti. Signori, allora sono tutti progetti, c'è da ripensare. Da ripensare il pensiero, questo è un movimento di pensiero. A noi non ci interessa andare a sostituire una classe politica con noi, non ce ne frega niente. Non ce ne frega niente, noi sui sondaggi, ultimi sondaggi, siamo all'89%. Ci manca quell'11. Dobbiamo convincere quell'11 che sono lì, Allora. Noi non siamo un partito da inserire, noi siamo una comunità. Noi vogliamo cambiare il senso delle parole, col senso delle parole ci stanno fregando. Con questa, mettono esattamente la stessa tecnica che mettono nella pubblicità, nei prodotti, dentro le leggi, mettono l'asterisco, cambiano la parola da indagato a imputato, ma indagato e imputato non è la stessa cosa. C'era la legge che da indagati tu potevi mettere agli arresti domiciliari perché eri indagato e potevi falsare delle prove, ti metto al domiciliare.
ma se tu invece di indagato mi dici imputato devi essere già sotto processo, quindi tu uccidi tua moglie, arriva la polizia e non ti può fare un cazzo perché devi aprire prima il processo e devi essere imputato, è un paradosso, ma che funziona. Allora prendono, allora noi facciamo una battaglia insieme al PD, perché noi non siamo contro le cose che possono fare gli altri. Se una legge è buona, non è né di destra né di sinistra, è giusta o sbagliata, e l'appoggiamo, e ne abbiamo appoggiato tante. Allora la legge 416 bis dice che un politico, se ha dei rapporti con la malavita, con la mafia, che poi bisogna anche capire cosa vuol dire mafia, malavita, associazione a delinquere, sentiamo queste cose qua, ma che cos'è un'associazione a delinquere? Ve lo dico io cos'è un'associazione a delinquere. Un'associazione a delinquere è l'insieme di un uomo d'affari, un notaio, un commercialista, un banchiere, un poliziotto, un magistrato, a volte non c'è neanche il delinquente. Oggi ci hanno talmente sorpassato che oggi veramente è la legge a essere fuori legge. E allora tu ti poni fuori della legge e diventi il fuori legge del fuori legge. Allora se tu prendi un articolo che andava benissimo, 416 bis, che diceva uno, bisogna vedere i rapporti che c'ha il politico con la mafia, ma bisogna anche vedere non solo uno scambio di denaro, perché quasi mai non c'è lo scambio di denaro, non c'è quasi mai, c'è lo scambio di favori. Noi abbiamo inserito insieme al PD che era un reato mettersi a disposizione del politico col mafioso, e si rischiavano dai 7 ai 12 anni. Riprendo, noi votiamo a favore. Poi oggi Lebettino e lo psiconano, io bisogna che stia attento anche a nominare psiconano cose, perché io non mi danno più il beneficio di satira, sono un uomo politico, quindi dico psiconano, l'associazione dei nani ha detto ti denunciamo per diffamazione, l'associazione psicotici, tutti quelli del PD ha detto stai attento perché anche noi siamo, allora si fanno i favori. Allora Lebettino cosa fa col PD? Prendono questa legge, il 416 bis, e fanno il 416 terzo, tolgono mettersi a disposizione, lasciano solo il reato di soldi, tolgono il mettersi a disposizione e abbassano la pena da 7 anni di minimo, che era la prima, a 4 anni, che è quella di oggi, 4 anni. Del 42% abbassano la pena. Ora se tu porti la pena a 4 anni vuol dire che ne patteggi 2, e se ne patteggi 2 entri in prescrizione, e se entri in prescrizione non c'è più l'interdizione dei pubblici uffici e ti puoi ricandidare benissimo, e gliela messi a disposizione del nano. E allora tu mi dai questo, il nano, io ti aiuto nelle riforme in Parlamento. Fanno questi scambietti stupidi, ridicoli, da dilettanti allo sbaraglio. Dilettanti! Allora, furbi. Allora, sì, ma guarda, stanno pagando, il paese non c'è più. Non c'è più il voto di scambio, siamo andati in Sicilia, parte nel voto di scambio. Il voto di scambio non c'è più in Sicilia, sai dov'è? In Val d'Aosta, con l'Unione Val d'Otello. Il voto di scambio è a Siena, col Monte dei Paschi, il PD. Il Monte dei Paschi è fallito perché nel 2005 la fondazione si è quotata in borsa, e dei 22 miliardi della banca non c'è rimasto niente perché si è svenduta tutto, si è svenduta tenute, si è svenduta immobili, si è svenduta banche, cassa di risparmio di Prato, si è svenduta tutto ai soliti faccendieri del cazzo, va bene? Ai soliti faccendieri del cazzo. L'inchiesta si chiude con uno che si butta, c'è sempre uno che poi si butta da un palazzo oppure si butta da un viadotto, c'è sempre qualcosa che rimane lì, telefona prima, un'ora prima di buttarsi giù a qualcuno, e questo qualcuno non viene fuori. La procura fa un'indagine, la chiude e dice una cosa straordinaria. La procura di Siena dice: noi non possiamo procedere, però abbiamo capito che il presidente della banca, l'amministratore delegato della banca, sopra c'erano i poteri della politica locale e regionale e nazionale. Allora io ho detto: ma che politica c'è a Siena, in Toscana? Che partito c'è? Il Sud Tirolo for Spartan? Il Partito Sardo d'Azione? Dato che tutti gli amministratori della fondazione erano nominati dalla provincia PD,
dal comune PD e dalla regione PD, allora se tu sei un amministratore entri dentro e metti sotto processo per un ammanco di 22 miliardi tutti i vertici del PD dal 95 a oggi. E poi metti sotto processo la Banca d'Italia che non se ne è accorta e la Consob che ha fatto finta di niente. Invece cosa fa Profumo? Svende la banca ai fondi americani, ai fondi sudamericani. Adesso c'è questo BlackRock. Sto cazzo di BlackRock, che sembra di BlackRock. È un fondo potentissimo che si sta sotto i nostri occhi. Te sei lì che ridi, casa c'è un pane frattato, bici un casà. Ti stanno comprando il culo nei pantaloni e non te ne stai accorgendo. Si stanno comprando le banche, si stanno comprando le imprese, si stanno comprando le società, la Piaggio, un fondo arabo. Arrivano lì e l'informazione vergognosa titola: finalmente gli investitori tornano in Italia. Cazzo, vengono a fare la spesa in saldo. Signori, allora parlando d'Europa, io mi sono chiesto, ma cosa so io dell'Europa? Cosa sai tu? Ho visto anche delle televisioni locali, televideolina, che parlavano. Cosa sai tu su dell'Europa? Su? È giusto tenere i propri dialetti, la propria cultura, tenerla ferma, è straordinaria, avete una cultura meravigliosa, tenetevela stretta, per l'amor di Dio, e ci mancherebbe. Vieni, parlate anche genovese, vieni, vai, lasci il pino, vieni, cosa, a grida, ma non venire, guarda, la vada, e gira, e sardi. Allora, cosa stavo dicendo, mi ricordo? Sì, tutti a casa! Che cosa sappiamo? Sappiamo una cosa: 500 milioni di europei non sanno nulla. Cosa vuol dire sentirsi europeo? Che cos'è? Abbiamo 28 lingue. Ogni legge viene tradotta in 28 lingue. Anche questa lingua qua. Quindi una lingua, una legge parte dalla Lituania, viene tradotta dall'olandese, poi dall'olandese viene dal bulgaro, poi dal bulgaro al nuorese e non si capisce più cosa c'è. Un terzo del bilancio dell'Europa va in traduzioni, traduttori, traditori a volte, perché si può sbagliare, per esempio in burro, una parola italiana, in spagnolo significa asino, però è semplice, se cominci a spalmarti un pezzo di asino sulla tartina vuol dire che non hai capito un cazzo nella vita, però è semplice. Però per esempio, vi faccio un altro esempio, one billion per la Francia e per gli Stati Uniti, 1 billion è 10 alla nona, cioè 10 con 9 zeri. Per il resto del mondo, anche per noi, 1 billion è 10 alla dodicesima. Allora, spiegatemi un po', non è più burro e asino. Qua se fai un trattato nucleare e sbagli, invece di 10 con 9 zeri, ci metti 3 zeri in più, cazzo, vedi il fungo e dici, che cazzo c'hai? È biglio, quanti zeri ci hai messo? Porca troia. Allora, che cos'è l'Europa? Che cos'è l'Europa con due parlamenti? Che cos'è Strasburgo? Che cos'è l'Europa? Che cos'è? Ci costano 150 milioni, cioè 100 milioni ci costa Bruxelles e poi 4 giorni al mese si trasferiscono tutti, 750 parlamentari più 3.000 dei loro accoliti, quasi 4.000 persone, 4 giorni al mese, solo 4 coi faldoni, vanno a Strasburgo che rimane aperto tutto l'anno, quindi gli edifici scaldanti costano 50 milioni Strasburgo e 100 milioni Bruxelles.
Ma non sono soldi che escono così, sono soldi nostri. Noi siamo il terzo investitore, finanziatore dell'Europa, terzo. Noi diamo circa 14 miliardi e mezzo, 15, 14 e mezzo, 14 miliardo più, miliardo meno. Non stiamo mica a catonare qualcosa. Ce ne ritornano 9, 5 rimangono lì. Poi 5 miliardi nostri che rimangono lì cosa fanno? Andiamo con i nostri soldi, per esempio parte dei nostri soldi, vanno a finanziare 36.000 aziende italiane in Romania, perché con i nostri soldi danno i soldi ai governi romeni, i romeni gli fanno degli sconti sulle tasse e 36.000 aziende italiane vanno a fare il 3% del PIL in Romania. Io allora dico, mi tengo quei 5 miliardi e finanzio la mia piccola impresa qua e ti faccio le stesse condizioni della Romania. Oh, oh, grida, non sai quello che dici, non lo sai, ci sono i trattati, tu vai lì e spacchi tutto, non capisci, non sai, non sai. Poi i 9 milioni che ci danno vanno, spariscono in 3 regioni, Calabria, Sicilia e Campania. Io sono andato là 2 volte con un magistrato a dire, signori, non state più a dare niente perché queste cose spariscono. Poi progetti noi non ne facciamo, li facciamo sbagliati, tornano indietro, sono sempre i nostri soldi che girano. Poi non c'è chiarezza, non c'è trasparenza, non c'è trasparenza. Un privato ha molte difficoltà a prendere delle sovvenzioni, dei finanziamenti dall'Europa. C'è una modulistica incredibile, chi prende i soldi sono attività, sono società quasi sempre pubbliche. E allora vanno a vedere i progetti, magari hai 5 milioni di euro, dove sono andati? In Sardegna, 5 milioni di euro, vai a vedere e c'è Podu Racadatu su SRL, progetto Cinzia. Lire 500.000, progetto Cinzia. Io voglio, chi è Cinzia? Bottana che non è. Chi è Cinzia? Non c'hai anni, io sono i miei soldi, io devo andare sulla rete, cliccare, si deve aprire il progetto, devi darmi un nome, un cognome, una faccia, un responsabile e mi devi elencare dove vanno i soldi, in che cazzo di progetto è? Allora, vada Piombino. Vado a Piombino, Piombino, come vado a Taranto, ci andiamo da tanti anni, non ci andiamo adesso per fare, come ci chiamano, propaganda elettorale. I forni a caldo si chiudono, stanno chiudendo tutto il mondo. E per queste cose ci sono in Europa quasi 2 miliardi di euro messi da parte del siderurgico. Non dagli stati, dal siderurgico, proprio per azioni di bonifica e di ricollocamento di prepensionati, no? Là devono far fuori, si fa per dire, migliaia di persone perderanno il lavoro coi fori a caldo perché non si riaprono più, perché non ci sono investitori, non ve lo sto a raccontare, i fori a caldo sono quasi finiti, bene? Vanno a casa solo più o meno 1500 persone, non parliamo di Taranto, quante saranno, non ne parlano più. E allora abbiamo quasi 2 miliardi là per queste cose. E sono bloccati, perché sono bloccati dalla Merkel e dal Nord Europa, Olanda, perché vogliono far vendere il loro acciaio, fare chiudere il nostro acciaio, mentre il nostro acciaio è di grande prestigio, è un consumo interno per l'80%, Taranto facciamo delle cose per l'80% del mercato interno, quindi bisogna farlo con i forni elettrici a freddo, loro ci vogliono far chiudere, quei soldi lì sono bloccati dalla Merkel, per lavorare con le loro acciaierie e fanno così. Adesso si apre il mercato, Bolkestein, arrivano gli indiani, hanno fatto un'offerta a zero, hanno già comprato 5 grandi impianti di acciaio in Romania, 5, per niente li comprano, sono i più grandi produttori di acciaio del mondo, sono 2 fratelli indiani, ne hanno comprati 5. 4 li hanno smontati e li hanno venduti come ferro vecchio facendo più soldi di quello che avevano comprato. E qui hanno detto, volete fare i forni, volete fare il lavoro a freddo? Bene, il manufatto, che tu fai col caldo, dato che non c'è più il forno a caldo, il manufatto te lo do io dall'India. Il manufatto arriva dall'India, arriva a Piombino e gli operai lavoreranno il manufatto facendo pentole, rotaie e tutte le cose che siamo specializzati a fare, col manufatto che ci arriva dall'India. E allora il prezzo dell'acciaio, chi cazzo lo farà?
Chi lo farà se tu permetti a questa gente che porti? Cioè abbiamo le fonderie a Brescia, a Verona, prendiamo da un indiano, costerà meno portare un manufatto dall'India qua. È tutto così. Ci disintegrano le aziende, sono disintegrate apposta, la Piaggio lo stesso, sta patendo adesso la Piaggio che faceva un velivolo civile, perché gli arabi hanno detto basta, velivoli civili, vogliamo trasportare la produzione dal velivolo civile al velivolo militare, fare i droni, sti cazzo di droni, che Amazon portano i regali già adesso a Natale, i droni portano i regali, c'è Babbo Natale che è incazzato come una bestia con le renne in cassa integrazione, perché ci vanno i droni. E noi produciamo l'F-35 quando c'è il drone che ti segue personalmente e ti spara nel culo solo a te. Gli F-35, Dio mio. Allora, bisogna ripensare la politica, ripensare cosa dovrà diventare la scuola, ripensare quale sarà il futuro dei miei figli, dei vostri figli. Ecco perché mi sono messo in gioco, c'ho 6 figli. 2 sono andati, tornati dall'Australia, dal Canada, un altro lo licenziano al sabato e lo riassumono al lunedì. E alla domenica dice, papà chi sono io? E sei un coglione, ecco cosa sei. E allora potevo anche starmene a casa mia. Potevo starmene a casa mia, mi avete fatto fare una vita meravigliosa, ho lavorato per 41 anni, io ho lavorato, a differenza di questi cialtroni che hanno vissuto di politica, io ho lavorato per 41 anni e se ho qualche soldo me li sono meritati, me li avete dati voi, non vi ho obbligato e non ve li ho presi dalle tasse. Bene, potevo starmene lì, potevamo starcene lì. Io chiudevo, mi facevo i miei ultimi anni, ho quasi 66-67 anni, potevo starmene a casa mia, ma Dio mio, stavo lì a fare il vecchio pensionato con le pantofole, vedere i miei figli in crisi, pieni di ansia, con questo cazzo di lavoro, il lavoro, il lavoro, questo lavoro che è diventata la più infima forma di ricatto degli ultimi 100 anni, il lavoro del sulci. Cavare del carbone pieno di zolfo per 1200 euro al mese e morire a 55 anni con dei tumori ai polmoni è lavoro questo qua. E io sono andato là a Piombino a dire guardate che questo lavoro intanto lo perdete perché la crescita non crea posti di lavoro, è la produttività, la gente investe nella macchina non nell'uomo, l'uomo è tassato, la macchina lavora in nero. Per dirvi il concetto, bisogna separare le due cose, separare un attimo il pensiero. Poi avrò torto, ma perlomeno vorrei parlarne, vorrei farvi capire che molta gente è convinta di avere un posto di lavoro, ma in effetti ha un posto di reddito, non un posto di lavoro. E allora fa qualsiasi cosa per non essere escluso dalla società per avere un reddito, perché è il reddito che ti include o ti esclude dalla società. E allora tiriamo fuori generazioni di frustrati, di gente che prendono laurea e non sanno che cazzo fare, se ne vanno. Importiamo manovali di terza categoria ed esportiamo laureati, siamo morti. 20 milioni di pensionati, siamo morti. Abbiamo più gente di 60 anni che gente di 18 anni, siamo morti. E i morti stanno risollevandosi dalle tombe, vengono resuscitati. Come la traduci questa? Ha resuscitato con... Ah, la tomba sotto, vengo. Un applauso a lei. La lingua dei sordi. La lingua dei sordi. Dove siete i sordi? Dove siete? Ce ne siete però, eh? Questa l'hanno capita tutti. Quindi bisogna capire che non ci sarà crescita. Quindi quando noi, questa gente qua ha firmato, come hanno detto loro, tutti i trattati schifosi, Fiscal Compact, già questi nomi, Fiscal Compact, MES, LTRO, VTO, BCE, bisogna per capire, bisogna che andiate a casa, vi appendete al soffitto per i piedi e guardate il mondo al contrario.
è il contrario che vi dà una parvenza di verità, non ce la facciamo. Una volta si scambiava il credito, io avevo un credito con una persona e avevo un debito con un'altra, gli davo e ricevevo un credito. Ora c'è di un debito, è il debito che gira. Le banche che sono al centro di questa mistificazione neurologica, stampano soldi dal nulla, non c'è niente dentro una banca, è un algoritmo una banca. Se 10 correntisti entrano in una banca e vogliono i loro soldi indietro, non ce l'hanno! E allora bisogna smetterla con questa roba qua, o c'hai i soldi in copertura o non dai carte di credito e rimetto degli assegni, non puoi! Infatti abbiamo 200 trilioni di dollari, che è questa valuta virtuale, 200 trilioni, e il PIL del mondo è 70, un terzo. Quindi siamo seduti su una bolla che sta esplodendo in questo momento. Non siamo ancora in crisi, sta arrivando con una violenza, una velocità, ci stiamo svendendo tutto, ci stiamo svendendo acqua, gas, luce, ci stiamo vendendo le scuole, ci sono già i ragionieri europei che stanno già catalogando tutti i nostri beni culturali sotto gli Uffizi, daranno in gestione Pompei, i vostri parchi archeologici. Già tutte le aziende, chiuderemo 250 università prestigiose che sono statali, daremo ai privati, gli asili nido non ci saranno più. Signori, questo è il panorama, e diamo queste cose, la gestione delle multinazionali che le vediamo, vai in Sudafrica, vai in Sud America, sono le stesse multinazionali che verranno a gestirti l'acqua e l'elettricità qua, e come la gestiscono? Con le tessere prepagate, dato che c'è crisi e non paga più nessuno, prima mi dai i soldi, la tessera prepagata, e io ti erogo l'elettricità, appena finito il credito te la stacco. In Grecia 8 condomini su 10 non hanno l'elettricità, si scaldano con la legna. Sono le stesse multinazionali a cui stiamo svendendo la vita di milioni di italiani senza dire niente. Io non ci sto, ma non ci sto anche per rispetto a chi, per mantenere la scuola pubblica, la sanità pubblica, per mantenere il welfare, ha dato la vita. Non me la faccio portare via da questi coglioni qua, forse è l'ultima cosa che faccio. Quindi potete fare quello che avete fatto, potete dire non lo so, potete dire non mi interessa, il fiscal compact, quello di tagliare 50 miliardi all'anno per 20 anni ogni anno, e allora il patto di stabilità, il patto di bilancio, il pareggio di bilancio in Costituzione è la gogna del tuo sistema fiscale. Perché io posso, come Stato, anche come padre di famiglia, se io investo su mio figlio, investo di mio figlio, posso anche fare un debito per investire su mio figlio, ma se io non posso perché la Costituzione me lo vieta, mi mette un cappio al collo. Allora vi dico questo, una delle economie più fertili del pianeta sono i giapponesi. I giapponesi hanno 20.000 miliardi di debito, 10 volte il nostro, 20.000 miliardi, va bene? Hanno un PIL di 8.500 miliardi, enorme. Bene, i loro BTP hanno un tasso di interesse che è il più basso del pianeta, 0,6, perché il debito è in mano ai giapponesi e la moneta, lo yen giapponese, è in mano a una banca statale giapponese. E allora che cosa fa? Cosa fa lo Stato giapponese? Stampa yen che in dollari sono 3.500 miliardi di dollari ogni anno investiti nel mercato interno, in tecnologia, innovazione, scuola, aziende, strutture per i cittadini, e hanno il più basso tasso di disoccupazione del pianeta, meno del 2%. Quindi è una palla che il debito porta alla crisi Allora, il problema è che il nostro debito, metà, era in mano alle banche straniere, non al popolo italiano. E nel 2011 siamo falliti, arriva Monti per fare il curatore fallimentare, non potevamo fallire se metà del debito era in mano alle banche tedesche, anglo-americane e francesi. Mi seguite? Tu non fai fallire uno che ti deve tanti soldi, lo curi un po'.
Se vai giudici non ti preoccupare, mi paghi un po' più in là, non lo fai morire. Se fallivamo noi ci portavamo dietro l'Europa, non ci potevano far fallire. Ci dovevano strangolare piano piano. E arriva Monti e che cosa fa? Tutti i parametri sono peggiorati. Disoccupazione, costo del lavoro, PIL. Noi non siamo cresciuti in 10 anni, abbiamo perso 10 punti di PIL, 10 punti in 10 anni. L'anno scorso, 2013, meno 1,9. E questi cazzoni dicono che cresceremo per avere, non pagare, non tagliare nulla, dall'8% al 12%. Cioè il tasso di crescita del 1960 del nostro boom economico. Raccontano balle, 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 la menzogna più schifosa, avallata dall'informazione più schifosa d'Europa. Ecco perché ci odiano, e fanno bene a odiarci, perché nella prima, i primi 100 giorni che governeremo questo paese, le faremo le cose che abbiamo detto, anzi le faremo. Via i rimborsi elettorali immediatamente a tutti, via i rimborsi ai giornali. Voi sapete che nel 2014 i rimborsi ai giornali, agli editori, sono passati da 140 milioni di euro a 190 milioni di euro. Si sono aumentati i soldi di 50 milioni di euro per fare dei giornali in perdita, per fare dei giornali finti. Se vuoi farti un giornale, lo fai con la legge della domanda e l'offerta. Vivi con chi ti compra, non con i soldi degli italiani. La prima cosa che faremo, taglieremo lì. Poi voglio vedere De Benedetti quanti soldi farà. Bene, faremo lì, toglieremo l'albo dei giornalisti, lo facciamo, l'abbiamo fatto, abbiamo raccolto le firme, lo toglieremo. C'è solo da noi l'albo dei giornalisti. Che cazzo vuol dire essere giornalista? Che fai il pubblicista, devi passare, pagare l'esame e dei coglioni ti dicono tu puoi scrivere e tu no. Ma stiamo scherzando, ma stiamo scherzando. Gente, poi faremo conflitto di interessi. Un editore o è puro o non fa l'editore. L'editore è puro, cioè la Fiat non può avere il Corriere della Sera, l'ABI, l'associazione di banche, non può avere il Corriere della Sera, la Stampa, non può De Benedetti avere dei giornali e fare centrali a carbone, perdere 1,9 miliardi con Sorgenia e andare dal Monte dei Paschi e farsi dare 600 milioni di prestito con una perdita di 1,9 miliardi. Ma chi è l'individuo? L'individuo che ha una perdita nella sua attività va in banca e dice le garanzie, una perdita, ecco i soldi, ma vaffanculo! Faremo quello che abbiamo detto. Abbiamo detto che non prendevamo 42 milioni. Se volevo il potere o i soldi mi sarei candidato, non è mai neanche passato per la mente. Se volevo i soldi potevamo accettare 42 milioni di euro e io facevo un tesoriere, pensa che culo, per me aver rinunciato 42 milioni, maledetti. Non li abbiamo presi, si sono dimezzati lo stipendio, vanno a rimborsi spese con la diaria tutta certificata, quello che avanza mettono in un conto, 2,5 milioni più 1,5 milioni per mettere a garanzia per le piccole e medie imprese, lo stanno facendo con i loro soldi, quello che abbiamo detto abbiamo fatto, e ecco, è questo che li manda in paranoia. Hanno scoperto che esistono le persone per bene e non sono abituate a queste persone che fanno le cose anche per gli altri. È bellissimo fare le cose per gli altri. Cazzo, noi siamo nati nel 2009, il 4 di ottobre, giorno di San Francesco, siamo nati noi. Ecco, e il Papa Bergoglio non c'era ancora e Bergoglio si è iscritto al blog perché sono le stesse parole. Senso della comunità, non Unione Europea, comunità europea, comunità, abbiamo un debito, ce lo spalmiamo fra tutti, come la federazione degli Stati Uniti quando è diventata confederazione nel 1780, la prima cosa, 9 stati, si sono divisi il debito, questa è la comunità.
e se non accetteranno queste condizioni, noi, l'abbiamo già detto, dopo le elezioni faremo un referendum consultivo, consultativo, chiamatelo come vuole. No, non è costituzionale, me ne batto i coglioni se non è costituzionale, lo faremo lo stesso e vedremo e deciderà il popolo italiano se uscire o no dall'euro, lo decide il popolo italiano, non dei cazzoni di partito. Troppo tempo, allora io voglio solo dirvi questo: queste sono le elezioni più politiche della storia di questo paese. Non chiedete, diremo tutte le stesse cose sui palchi, tutti che dicono qui la piccola impresa bisogna aiutare, tutti gli alluvionati, nel senso, no, non hanno trovato 90 milioni di alluvionati qui in Sardegna, non hanno trovato i 90 milioni, non li hanno trovati, fanno cose falsissime, abolite le province, non è vero, fanno delle robe, vabbè, non me le sto raccontando, l'hanno già raccontate loro. Io vi dico che è il voto più politico della storia di questo paese, è veramente un voto politico, vi pregherei di non scansarlo questa volta, anche se è distante. Però là cambierà la vita qua, è il voto più politico della nostra vita, signori, qui c'è da scegliere fra due cose, o noi o loro, e sceglieremo noi! Grazie a tutti! E manderemo in Europa queste persone, in Europa manderemo queste persone. Queste persone, signori, io le ho conosciute, 73, le abbiamo eletti con l'iPhone, nessuno al mondo ha mai eletto le persone che mandano nel Parlamento o Parlamento europeo con l'iPhone. Io ho fatto la mia preferenza della mia circoscrizione in macchina col mio iPhone, abbiamo votato, abbiamo introdotto degli elementi nuovi nella politica, abbiamo messo il recall, per esempio, il recall è una cosa, il richiamo, come c'è negli Stati Uniti, se una persona che entra nel movimento va e non esaudisce il programma del movimento, viene mandato via da chi l'ha eletto, fuori dai coglioni, non dal vertice, dalla base. Noi vogliamo il vincolo di mandato, cambieremo la Costituzione col vincolo di mandato, tu ti fai, vai dentro un movimento, un partito, se te ne vuoi andare dai le dimissioni e ti fai rieleggere in un altro, non che vai nel gruppo misto a 20.000 euro al mese, basta! È finita per questa gente, lo sanno, ecco perché ci odiano, perché è finita! Ora si presentano. Io li ho conosciuti 73 e tutti, la critica era, ma avete messo lì degli sconosciuti, è il nostro orgoglio, è il mio orgoglio, innanzitutto sono sconosciuti a me, che è il mio orgoglio, perché vuol dire che non vi ho nominato, e sono sconosciuti soprattutto alle procure, non sanno chi sono. Noi adesso abbiamo 600 liste, oltre a voi i 73 del Parlamento Europeo, 600 comuni, mettete a lista 20 persone, 600 per 20 fa 12.000 persone, 12.000 potenziali amministratori di città completamente incensurati, persone per bene, ecco la nostra, non ce l'ha nessun partito, 12.000 persone sconosciute alle procure, vaffanculo, va. Si presentano loro, io vi aspetto giù, vi ringrazio. Ciao Cagliari, ciao Sardegna e ciao Italia, mi chiamo Nicola Marini, sono un ingegnere che è andato a vivere all'estero, anche se sono di Cagliari. È la seconda volta che parlo da questo palco, la prima volta è stata l'anno scorso per le elezioni politiche, ma sono cambiate un po' di cose. La prima volta io lavoravo per una multinazionale come responsabile dei sistemi software per Europa, Medio Oriente e Africa. Adesso non più, mi sono licenziato l'anno scorso, mia madre si è preoccupata, ha detto c'è crisi, hai un posto fisso, un posto importante e ti licenzi, ma io avevo delle idee e volevo cambiare
E all'estero queste idee vengono prese in considerazione e anche le competenze, mentre qui in Italia le competenze costringono i cervelli a scappare perché sono una minaccia per chi ci sta amministrando, queste persone qua che stanno al governo e che devono andare via. Un'altra cosa che è cambiata è che dicevano che eravamo incompetenti, non eravamo ancora al governo, invece adesso ci siamo e hanno scoperto che non solo siamo competenti, ma che siamo anche motivati, onesti e giovani, e gli stiamo facendo un mazzo tanto perché li stiamo costringendo a restare lì a lavorare e a unirsi per poterci combattere, ma non ci fermeremo e continueremo. L'ultima cosa che è cambiata è cambiata anche un'altra cosa. La volta scorsa io non ero un candidato, io ero venuto qui perché volevo, ogni volta che tornavo come emigrato, mi dicevo facciamo qualcosa, mi dicevano non si può fare niente qua, tu vivi all'estero, per te è facile parlare, non si può fare niente, è facile per te parlare, tu che sei scappato. E io ero tornato per dirvi si può fare qualcosa e io la sto facendo, perché all'estero con gli italiani che si vivono in tutta quanta l'Europa abbiamo raccolto, abbiamo fatto una rete con cui ci siamo collegati tutti quanti, siamo andati consolati, abbiamo raccolto le firme e ci siamo presentati anche dall'estero. Adesso questa cosa qui è cambiata perché? Perché ho deciso di presentarmi. Vi racconto una cosa velocissima, perché prima Andrea ha parlato di Equitalia. Io ho ricevuto una cartella di Equitalia all'estero perché non ho pagato le tasse dei rifiuti del 2009 a Milano. Peccato che io vivo all'estero dal 2005. Io gli ho detto c'è un errore, gli ho scritto, non ho fatto ricorsi, gli ho scritto e gli ho mandato una lettera dicendo c'è un errore, io non devo pagare. Come mi ha risposto Equitalia? Cartella esattoriale del 2010, una seconda cartella esattoriale. Ma io non ci sto perché mi danno fastidio le ingiustizie. Gli ho scritto ancora, gli ho mandato una lettera, però ci ho scritto qualcosa di diverso. Gli ho detto, diffida, se mi mandate un'altra richiesta di questo tipo, e queste sono le prove che è sbagliata, io vi denuncio alle autorità competenti per tentata estorsione e appropriazione indebita. Come mi hanno risposto? Mi hanno risposto con una semplice cosa, lo sgravio che dimostra che non devo pagare. Allora, perché mi sono candidato io? Perché questa cosa l'ho fatta per me. Però quello che ha detto Andrea prima, Andrea Vallasca, ha citato quello che hanno fatto, dicono che non facciamo niente in Parlamento, ma c'è un ragazzo che invece ha fatto una proposta che era talmente di buonsenso, che era quella che se tu hai dei crediti con lo Stato, no, non ti, Equitalia li puoi praticamente utilizzare per ripagare. E se io avessi fatto una cosa del genere, io sarei orgoglioso ed è per questo che mi sono candidato. Grazie. No, Equitalia noi la vogliamo, la aboliremo, deve chiudere. È una macchina di usura pazzesca. Ha 8.000 dipendenti, costa 500 milioni e aveva nell'arco di 10 anni il dovere di recuperare quasi 900 milioni di euro, quasi un miliardo, ne ha recuperato sì e no il 15%, quindi l'85% non recupererà mai. E questi crediti inesigibili sono nei bilanci del comune. Sono nei bilanci del comune, non possono toglierli perché c'è l'aggio dell'8% da pagare a questa struttura usuraia. Va chiusa e va chiusa e contemporaneamente va messa l'impignorabilità della prima casa. È un nostro punto del programma, non lo diciamo adesso lo dicono tutti, benissimo, noi lo faremo. Ora altre persone. Ciao a tutti, sono Giulia Moi. Quanta gente, scusate, un'emozione essere qua con voi. Allora, mi presento, sono una biologa normalissima come tanti di voi e cos'ho di particolare? Che purtroppo la ricerca qua in Italia non è né apprezzata né valutata come all'estero, allora ecco che sono dovuta sempre andare fuori per trovare lavoro, anche perché poi i posti nella ricerca e nelle università qua in Italia sappiamo tutti come funzionano ed è molto difficile, quindi sono sempre andata via e questo però mi ha arricchito tantissimo e ho avuto tante possibilità di essere apprezzata per i miei meriti e la mia capacità.
Tant'è che ho vinto addirittura una borsa di studio al King's College of London, che è la quarta università in tutta l'Inghilterra, è tra le prime 10 nel mondo. E ho vinto una borsa di studio che, dove ce n'erano 10 disponibili in tutto il mondo. Sono stata l'unica italiana in tutta questa università e naturalmente l'unica sarda, ma ho portato con onore il nome in questo posto e sono stata addirittura premiata, non si era mai vista una cosa del genere, premiata per i risultati e per il lavoro che ho svolto. Dopo questo naturalmente io, come tanti altri che tengono la terra dove sono nati, volevo tornare e creare del lavoro qua in Sardegna, dove ho le radici. Il mio sogno era portare tutta la conoscenza che ho acquisito nella mia vita e portarla qua in Sardegna per creare nuova occupazione, nuovo lavoro, innovazione e ricerca. Bene, cosa è successo? Penso sia stato un passaggio che molti hanno subito come me, e cioè si sono dovuti scontrare contro la burocrazia che ci assilla qua in Italia e non ci permette di fare quasi niente. La burocrazia, la disorganizzazione, l'inefficienza negli uffici, il clientelismo, il dover chiedere in ginocchio favori anche se devi comprare una marca da bollo, è incredibile. E soprattutto la cosa che qua in Italia proprio è pieno, trabocca, è la corruzione con i soldi pubblici. La trasparenza manca totalmente, cioè quando vai a chiedere informazioni non te le danno, devi sbatterti ogni volta, devi chiedere, ti mandano via. Allora io nel mio piccolo un giorno ho detto basta, perché non mi hanno permesso di creare la mia impresa, la mia industria con cui volevo collaborare con Londra dove stavo prima. Non me l'hanno permesso per tutti questi fattori, perché mi hanno costretto a fare un corso di formazione regionale. Allora, molti di voi so che sanno cosa vuole dire, ed era una vergogna, racchiudeva tutti questi fattori che ho elencato prima. Allora, ho avuto il coraggio e la pazienza anche di denunciarlo, perché era ingiusto. Sono corsi finanziati con soldi pubblici, non sono i loro privati, ma li gestiscono come se fosse loro, non ci danno informazioni, non ne rendono conto a nessuno. È una cosa incredibile. Allora, io ho detto basta. Praticamente è partita una denuncia, le indagini stanno andando avanti, tanti saluti, colgo l'occasione, e siamo arrivati a Bruxelles, dove praticamente grazie a questa indagine si sono accorti che qua in Sardegna finalmente questi soldi pubblici non erano usati come ci hanno sempre fatto credere, ok? Perché ci hanno sempre detto che questi soldi pubblici venivano usati bene. Allora, voi vedete tanto sviluppo? I politici che ci hanno sempre detto che questi soldi venivano chiesti, dati e usati bene. Che percentuale abbiamo di disoccupazione in Sardegna, nel sud, in Italia, no? Lo conosciamo, siamo messi molto male. Ecco. Eppure i soldi sono stati erogati. Allora, qualcuno di voi si è mai chiesto che fine hanno fatto? Ecco. Allora, me l'ero chiesto anch'io, non mi hanno dato risposte. E allora, ecco che con la comunità europea stiamo indagando bene. E allora hanno scoperto che c'erano carenze di gestione. Leggerissime carenze di gestione. Bene, sono scomparsi milioni di euro e sono andati i soliti pochi ai privilegiati, a pochissimi che ne hanno fatto un uso malproprio. Allora basta, basta, perché veramente noi andremo in Europa a cambiare queste cose, scusate. Buonasera, buonasera a tutti. Non è facile parlare davanti a tutte queste persone. Io ringrazio innanzitutto i ragazzi di Cagliari che mi hanno invitato. Sono Simona Suriano e sono un avvocato di Catania. Ho 35 anni, grazie. Ho un master in relazioni internazionali e da circa un anno lavoro con i portavoce alla regione Sicilia. Non mi sentite? Sì. Ok.
Lavoro con i ragazzi del Movimento 5 Stelle alla Regione Sicilia, mi occupo ovviamente di disegni di legge, mozioni e quant'altro. Io credo che il 25 maggio sia un momento importante per il Movimento 5 Stelle, essendo la prima volta che ci presentiamo alle elezioni europee e forse il banco di prova più importante per noi. Laddove dovessimo vincere, laddove dovessimo avere anche un solo voto in più rispetto al PD, questo avrebbe un chiaro valore politico. Vorrebbe dire che questo governo non è assolutamente legittimato, come non lo è tra l'altro ora, come ci vogliono invece far credere. Eppure, tuttavia, le elezioni europee non vengono percepite come qualcosa di importante, ancora c'è un forte astensionismo ed è un peccato perché tutto ormai è deciso a livello europeo, anche le spese che i comuni possono fare, tutto è imposto dall'Europa. I limiti che noi abbiamo, i limiti di spesa, le misure di austerity derivano tutte dalla politica europea. È importante quindi per il Movimento 5 Stelle essere dentro queste istituzioni per bloccare certe cose, certi trattati che sono vergognosi, il fiscal compact, ma non solo, ci sono anche altri trattati vergognosi che aprono le frontiere all'importazione di prodotti esteri, che ovviamente prodotti, paesi che non rispettano le regole che abbiamo noi, che ci impone l'Europa, non hanno regole ambientali, non hanno regole a tutela dei lavoratori, e quindi chiaro che sono più competitivi di noi. E i nostri prodotti, paesi del sud Italia, in particolar modo, che possono essere considerati il giardino dell'Europa, i cui prodotti agricoli sono delle eccellenze, non trovano mercato, sono continuamente erosi le nostre eccellenze. Non abbiamo sbocchi perché dobbiamo importare, ora è in fase di trattativa un trattato con gli Stati Uniti, che tra l'altro questo trattato prevede che le multinazionali possono citare in giudizio e chiedere dei danni ai governi laddove questi governi volessero impedire l'ingresso di questi prodotti. Quindi l'interesse privato che deve prevalere sull'interesse pubblico. E quindi è fondamentale che il Movimento 5 Stelle, che i cittadini entrino dentro le istituzioni europee, e questa volta ce lo chiedono i cittadini, non ce lo chiede l'Europa. Grazie. Buonasera a tutti, sono Maria Saia e sono dalla città di chi ha un mandato di cattura proprio per i finanziamenti, per i fondi, per la formazione genovese. Sono di Messina. Vi ringrazio per l'accoglienza, sembra di stare veramente a casa. Noi abbiamo tantissime cose in comune. Io mi occupo di turismo da anni, ho vissuto fuori, all'estero, e proprio per questa esperienza alla fine sono tornata a casa. Sono tornata a casa perché una sera un mio amico tedesco mi disse che suo padre, che aveva una multinazionale, aveva degli accordi con Napoli e adesso stava intrattenendo altri accordi con Palermo. E quando io gli chiesi che tipo di lavoro svolgeva suo papà nel sud Italia, lui non mi rispose, e questa fu una voce che mi tormentò per anni. Era il 2002. E poi capii che nell'azienda di suo padre, che produceva microchip, ci sono dei rifiuti altamente tossici. E quando iniziai a capire che cosa succedeva grazie al blog di Grillo, ho capito che tipo di affari quella multinazionale intratteneva con il nostro Sud Italia. Io dissi no, io non ci sto. Io non ci sto, noi non siamo la spazzatura dell'Europa, non siamo la spazzatura delle multinazionali. E allora ho fatto una tesi di laurea e ho parlato proprio dell'emergenza rifiuti napoletana, nascosta, che iniziava nel 94, guarda caso però ne lo sappiamo nel 2007, nel 2008, e i media tradizionali ne parlano come se fossimo noi del sud Italia stereotipati, insomma un po' antiquati, quelle persone che bruciano, che mettono i rifiuti e poi li bruciano perché siamo delle bestie. Ebbene, non è così assolutamente, il punto di arrivo è stato semplicemente Inter,
internet, l'informazione che è arrivata dai media, i tanti siti che voi trovate online e che parlavano realmente degli accordi, accordi di politica deviata, quindi lo Stato deviato con i servizi segreti e con la camorra, che quello faceva, smaltiva in quel modo. E poi ho iniziato questo attivismo nel 2007, negli grillini, e un giorno nel 2008 noi abbiamo visto il nostro ex presidente della regione Sicilia, Cuffaro, festeggiare con i cannoli solo perché lui festeggiava perché gli avevano soltanto riconosciuto il reato di concorso in associazione mafiosa, ma non quello di favoreggiamento alla mafia, che presupponeva che lui avesse l'interdizione a vita dagli incarichi pubblici. È la stessa cosa che stanno facendo adesso con il 416 bis. Praticamente temono soltanto quello. Non gli interessa se hanno una condanna per associazione mafiosa. Gli interessa semplicemente non perdere la poltrona. Gli interessa solo di potersi candidare, di occupare quella sedia con quello stipendio e con quei privilegi assurdi. Noi, per esempio, come voi, abbiamo uno statuto in Sicilia. L'unico articolo che attuano, lo sapete qual è? Quello che dice che un deputato regionale deve prendere quanto un senatore della Repubblica Italiana. Cioè, è veramente incredibile. Allora noi che cosa ci andiamo a fare in Europa? Beh, le prime cose che dobbiamo fare è ridarci una sovranità, prenderci una sovranità che è nostra, soprattutto alimentare. Ce la stanno togliendo. E come lo fanno? Non ce lo dicono. Ci dicono semplicemente: le zucchine devono essere di questa forma e di questo peso. Ma è uguale questo a dire che noi non possiamo più piantare la nostra varietà di sementi. Questo vuol dire semplicemente che loro ci vogliono obbligare a delle sementi che vengono da multinazionali, magari modificate geneticamente, quindi i prodotti sono sempre tutti uguali. E grazie! Loro se li sognano i nostri prodotti. Dovete immaginare che l'agricoltura è materia esclusiva dell'Europa. Già solo da questo si capisce che se noi non andiamo lì davvero a battere i pugni, a fare conoscere i nostri prodotti, le nostre sementi che non sono neanche catalogate, quindi dovrai pure chiedere il permesso quasi quasi per piantarli. Questi sono i problemi principali che abbiamo. E poi, se per non parlare di tutti gli altri settori, voi appunto avete questa Sulcis, scusate sono un po' afona, quindi voi avete la Sulcis che poteva tranquillamente essere un luogo turistico, no? E invece ve l'hanno trasformato in un luogo di morte, poi magari vi fanno pure il polo oncologico e vi dicono che quello è lavoro, come fanno con noi in Sicilia, con il MUOS, ci dicono che il lavoro verrà dal polo oncologico. Come possiamo permettere tutto questo? Io vi supplico di svegliarvi, e se non l'avete già fatto, di svegliare gli altri. Per questo andiamo in Europa. Grazie. Brevemente finisco, perché il movimento ha 7 punti per l'Europa, l'abbiamo solo noi, gli altri sono, credo, degli slogan. Abolizione del fiscal compact. Adozione degli eurobond, cioè spalmare il debito. Alleanza tra i paesi mediterranei per una politica comune. Investimenti in innovazione e nuove attività produttive esclusi dal limite del 3% di deficit di bilancio. Finanziamento per attività agricole e allevamento finalizzate ai consumi nazionali interni. Quindi noi metteremo protezione ai nostri prodotti, alla piccola media impresa, metteremo i nostri vecchi cari dazi. Abolizione del pareggio in bilancio, e se non accetteranno questi trattati, queste condizioni, faremo il referendum per la permanenza nell'euro, che noi abbiamo già attivato dopo le elezioni. Vi abbraccio, Zagasauco, dai Zaga, vinciamo l'uso su! Vinciamo l'uso su! Ciao, vai con la sigla! Ciao, grazie! Ciao, grazie!
e Moro di coinvolgere anche te. E sbatterò i miei pugni su quel tavolo e urlerò tutta la rabbia che c'è in me. Sei in me e rotterò con le mie forze.